Io ho fatto dei lavori molto diversi tra di loro, ho lavorato a dei documentari, collaborato con regie, ho lavorato come montatrice per altri documentari, ho lavorato in teatro, alla radio, insomma, veramente un'esperienza molto variegata. Però è stato tramite un piccolo documentario che ho incontrato il produttore Carlo Crestodina, che mi ha chiesto di scrivere un film e di lavorare a questo film. È cosa che chiaramente io speravo tantissimo, però non pensavo fosse possibile, realizzabile inizialmente, quindi è stata una grande sorpresa. E il film è nato forse anche in base all'esperienza più di ascolto che avevo fatto prima, è nato da una ricerca, non è nato da un'idea che avevo già in testa, ma è nato da una ricerca nei luoghi dove il film poi è stato girato, esattamente in quei posti, con quelle persone, e da tutto questo materiale messo insieme è derivato Corpo Celeste. Non ho un rapporto istituzionale con la Chiesa Cattolica, assolutamente, né con nessun'altra religione. Credo anche che rispetto al film questo non sia molto importante, nel senso che il film è una storia, un romanzo di formazione, potrei dire, di un adolescente che deve integrarsi in un pianeta nuovo in cui arriva, che è una città, e lo fa attraverso la porta che le si apre, che la comunità le apre, che è quella del catechismo. Però non, diciamo, era un film non sulla Chiesa, ma che attraverso l'esperienza della Chiesa voleva raccontare una società e una crescita. È tutto molto legato, secondo me, nel senso che non esiste un individuo distaccato da una società, quindi non esiste una ricerca individuale che non tenga conto di un'attenzione per il sociale, né viceversa, secondo me. Quello che mi interessa di più è la percezione in un momento di passaggio, raccontare questo, diciamo, raccontare come cambia la percezione di un evento e anche proprio prendere una posizione molto soggettiva, però autentica, perché soggettiva. Non che pretende di essere giusta, non pretendo di essere giusta, ma pretendo di essere completamente legata a uno sguardo, però questo sguardo autentico. Diciamo, il lavoro che abbiamo fatto era abbastanza preciso, non c'era un margine di libertà chiaramente, anzi quella era ricercata anche, però non è un film che è nato da un'improvvisazione continua. La fotografia è molto scura in alcuni momenti, ma non come effetto. Diciamo, è molto reale, ma nella realtà è meno illuminato che in una scena di finzione, no? Quindi è abbastanza scura. E in realtà non era per fare un effetto, ma proprio per raccontare questo mondo che è molto o chiaro o scuro, diciamo, è molto legato alla visione di Marta, che non ha mezzi toni, e diciamo nelle riprese abbiamo sempre cercato di stare in mezzo all'azione che accadeva, quindi completamente lì fisicamente, perciò la camera a mano, però camera a mano voleva dire macchina di presa a mano per avere una maggiore precisione, diciamo, quindi una maggiore selezione ancora di più di quello che volevamo mostrare, non per fare una cosa sporca o agitata. Sì, mi piacerebbe molto riuscire a arrivare a fare un altro film, con i tempi che saranno necessari. Chiaramente adesso sto partendo da una ricerca e quindi sto partendo da delle interviste, degli incontri, poi vediamo come si evolve la scrittura.